Vi è un luogo della catena alpina occidentale dove riecheggiano ancora i fragori di un'era lontana, fatta di immensi ghiacciai, profondi 1500 metri, estesi per chilometri, puntellati da guglie granitiche. Ritirandosi lasciarono un'immane eredità, fatta di migliaia di torrenti e laghi di fertile limo, di massi erratici. Oggi è il regno della tundra sterminata e rasata dal vento, di ombrosi boschi di aghiformi, dei deserti lunari dell'altitudine, dove il logorio incessante dell'erosione si può udire per voce del vento e toccare, nelle sabbie, nelle morene e nelle rocce. Sono le valli coassiali del Monte Bianco, ancora oggi fucine glaciali delle Alpi occidentali, bastione roccioso di un mondo preistorico mai sopito dall'assedio della storia. Le rocce cristalline della catena del Monte Bianco sono relativamente antiche. Il maestoso sistema orografico è piuttosto recente. Si è formato per progressivo sollevamento sotto la spinta tettonica compressiva neoalpina, iniziata nel Neogene, quel periodo del terziario compreso tra 24 e 1.700.000 anni fa. Ma come si formarono le grandi cattedrali di granito che oggi possiamo ammirare? Per questo dobbiamo fare un salto indietro di parecchi milioni di anni. Immaginiamo una pianura ondulata. È sotto, ad una certa profondità, che i cuochi dell'orogenesi preparano la ricetta per le future montagne. Qui, un'imponente massa di magma fuso, per l'effetto combinato dell'alta pressione e dell'alta temperatura esercitate ad elevate profondità, si cristallizza, rendendolo duro e compatto. Contemporaneamente, anche se parliamo di milioni di anni, inizia il sollevamento sotto la spinta tettonica, con il corrugamento progressivo della superficie. Anche il nostro grande blocco subisce questa spinta. Intanto, in superficie, un grande e inconsapevole scalpellino continua la sua opera di erosione. E pioggia, sole e vento erodono con il passare dei millenni il terreno più tenero. E così, piano piano, le gengive della terra scopriranno i maestosi denti di granito. Ma essi possono aspettare. Sono duri e impermeabili. Ci vorranno molti milioni di anni perché scompaiono anch'essi nell'acqua e nel vento. La selvaggia Valvenie culmina con la sua testata a 2514 metri di Col de la Seigne. Aspetto degno di nota è che proprio per via della friabilità del terreno e della ridotta altitudine della sua testata, i circoli glaciali hanno origine sui versanti granitici laterali del Monte Bianco e non alla sua testata, come avviene più di frequente. Incastonato nel circo morenico del ghiacciaio del Miage, si trova l'omonimo lago. Esso è recente. La sua tinta lattiginosa è causata dall'abbondanza di limo in sospensione. Dai suoi crinali morenici sudoccidentali si può ammirare tutta la piana alluvionale di Combal. La piana alluvionale di Combal è quanto resta di un lago originario, il cui fondo si è gradualmente colmato di depositi alluvionali, fino a trasformarlo in un grande pantano acquitrinoso, con rivoli meandriformi. Inoltrandosi nel suo bacino, non è difficile sprofondare fino al ginocchio. D'estate l'acqua prende il sopravvento e si formano fiumi e danze dove si riproducono in abbondanza le piante acquatiche ed una grande varietà di fiori. Thank you.
Nelle estati che seguono inverni particolarmente nevosi, non è raro assistere ad un fenomeno particolare. Le limpide acque provenienti dai torrenti dell'Alta Val Venis confluiscono nel bacino di tracimazione di Combal, assieme a quelle limacciose del sovrastante lago del Miage, senza mescolarvisi. Per un attimo, come in un violento braccio di ferro, sembrano voler tenere ferma la loro linea di demarcazione. Pochi istanti dopo, e si getteranno assieme nella Dora di Venis. Se la Val Venis è selvaggia ed impervia, la Val Ferret sembra compensarla, offrendo un paesaggio dolce ed invitante, con declivi appena accennati e prati bucolici. Ma basta alzare lo sguardo alla destra orografica e si capisce che è solo un'illusione. Su di essa infatti sgomitano imperiose le Grandes Jorasses, apogeo del paradigma granitico, così in contrasto con il versante opposto di origine sedimentaria. La grande balconata naturale del Mont de la Saxe, che culmina con Testa Bernarda, rende possibile, in una straordinaria coincidenza geologica, ammirare tali contrasti da un posto assolutamente privilegiato. Ed è da questo loggione naturale che è possibile ammirare il ghiacciaio del Brenva, il cui circo glaciale è posto sulla destra orografica del Monte Bianco. Una gigantesca frana si staccò dal Grand Pilier d'Angle nel 1920, raggiungendo il fondovalle ad una velocità di 100 km orari. Frane più o meno distruttive sono avvenute mediamente ogni 200 anni, il che fa sorgere molti interrogativi sulla sicurezza degli insediamenti recenti della regione alpina. Questo evento, testimoniato da numerose fotografie d'epoca, è evidente oggi dal distacco in due tronconi della lingua glaciale. Una parte ancora innestata al circolo glaciale, l'altro pezzo, ridotto ormai a lobo fossile e detritico, invade l'imbocco della Val Venis. Ma come si sono formati i ghiacciai che vediamo oggi e gli imponenti scheletri morenici? Durante la massima espansione della glaciazione di Wurm, culminata circa 20.000 anni fa, era presente in Val d'Aosta un sistema glaciale di tipo himalayano. La lingua della valle principale sboccava nell'alta pianura piemontese, formando un grande lobo pedemontano, testimoniato oggi dall'imponente cinta della Serra di Ivrea.
Essa è ciò che rimane di una morena di regressione di un ghiacciaio alto 400 metri. Il ritiro del ghiacciaio dalla pianura di Vrea avvenne circa 14.000 anni fa e si concluse 7.000 anni fa. Anche in Val Ferret il passato iperglaciale è testimoniato dagli alti circhi glaciali del gruppo Grand Jorasse-Lescaut e dai processi erosivi distruttivi tuttora in corso. Un'altra gigantesca frana avvenne sul ghiacciaio del Triolet, circa 300 anni prima di quella del Brenva, esattamente nel 1717, provocando la distruzione di un intero paese. La sua parte frontale è molto simile ad un arco monerico ed è costituita da blocchi granitici, anche di enormi dimensioni. La nicchia di distacco della frana del Triolet sotto le guide dei Boulmont a 3.600 metri, è visibile dal fondovalle. I blocchi di granito disseminati nel fondovalle fanno parte di uno dei settori del corpo della frana, che percorse ben 7 km e un dislivello di 1.800 metri, producendo un accumulo di 18 milioni di metri cubi di roccia. Ma imponente nella valle anche il ghiacciaio di Predebar, che chiude la sequenza dei circhi glaciali della valle, culminando con la sua testata, Colle del Grand Ferret, a circa 2.700 metri. Oggi la valle, grazie alla dolce degradazione del suo versante sinistro, è ricca di pascoli e numerosi torrenti glaciali alimentano la Dora di Ferret. Le sue acque scorrono limpide in alta valle, con ampi slarghi ghiaiosi a tratti. Diventano limacciose ed impetuose sotto Plompinsieux, dove la valle degrada rapidamente verso Entrèves. Per molti milioni di anni ancora, l'erosione continuerà il suo inesorabile processo e non tragga in inganno la sua impercettibilità prevalente. Ogni tanto, dal ventre della storia, riecheggia il fragore delle sue frane e valanghe, lì a ricordarci la nostra fragilità e finitezza e a ricordare a rintocchi precisi del suo defluire la supremazia della natura su tutte le cose.